Concordo pienamente, sia come assessore regionale, ma soprattutto come esponente di Forza Italia, la decisione del governo di rivisitare le modalità del reddito di cittadinanza. È importante suddividere in due parti questo contributo. Un conto è sostenere quelle persone, quelle famiglie che hanno difficoltà a poter lavorare, tipo chi ha un disabile in casa o chi è che ha un genitore anziano da curare e quindi ha difficoltà a essere inserito nel mondo del lavoro, e quando queste persone hanno redditi particolarmente bassi, ISEE molto bassi, hanno diritto ad un sostegno e continueranno queste persone ad avere diritto ad un sostegno. Anche se non si chiamerà più reddito di cittadinanza, si chiamerà assegno di inclusione e passa attraverso i servizi sociali del comune. Un conto invece sono le persone che in età da lavoro e stando bene fisicamente, quindi potendo lavorare, devono, se vogliono continuare ad avere un contributo di 350 euro al mese per un anno, devono essere inseriti nei percorsi formativi ed di inserimento lavorativo dei nostri centri per l'impiego e anche delle agenzie private per il lavoro. Solo chi accetterà di essere inserito in queste piattaforme che poi ti spingono a inserirti nel mondo del lavoro potranno continuare ad avere questo contributo dall'inizio del prossimo anno. Ritengo molto opportuna questa scelta perché io sono convinto che ogni persona in età da lavoro debba vivere appunto del proprio lavoro, innanzitutto per la sua dignità personale, ma anche per contribuire fortemente alla crescita sociale ed economica della nostra regione e del proprio paese. È un dovere di tutti i cittadini che possono e devono essere inseriti nel mondo del lavoro. Chi accetterà questo percorso avrà un iniziale sostegno, che ovviamente questo sostegno cesserà appena ci sarà una offerta di lavoro che venga accettata o anche che non venga accettata dalla persona. Se non viene accettata l'offerta di lavoro si perde anche il contributo. Sono molto contento e condivido molto questa scelta del governo che ridà dignità a chi davvero cerca lavoro e opportunità a chi davvero cerca lavoro ed elimina tutte quelle persone che magari accettando un contributo evitavano di cercare un lavoro o magari lo portavano avanti in nero. Quindi la Regione Marche si sta fortemente preparando a questo nuovo percorso attraverso i propri funzionari, i propri centri per l'impiego, le proprie attività di formazione professionale e di inserimento lavorativo.